Ciao a tutte ragazze, oggi ci sono verso 40 gradi fuori, ecco, sono appena tornata da lavoro e voglio fare qualcosa in casa, cioè voglio fare qualcosa in casa, tipo pulire un po' oggi pomeriggio e domani mattina, che così domenica ho domenica libera. Adesso vi cambio e poi facciamo qualcosina, ci vediamo dopo. Allora, visto che è una giornata bella fresca, sto scherzando ovviamente, mi metto a stirare. Così ci rinfreschiamo un po'. Allora, alcune cose che non so, tipo un materiale, una cosa così, tipo i pantaloni di Andrea, questi. Se io li stiro, praticamente ci viene, sapete, lucido? Non so se vi è mai rimane un lucido. Per non far rimanere lucido, ci metto un po' di giornale sopra, ecco. Di giornale, cioè, io ce l'ho questo, una cosa, ci ho messo i giornali che così non rimane nessun lucido, ci metto sopra, poi lo stiro. Vedete? Non rimane nessun lucido, perché se io stiro così, senza, vedete qua? Non so se qui, ad esempio, vedete che c'è rimasto un po' di lucido? Questo da dentro. E allora a me non piace. Per non far rimanere lucido, facciamo così.
Non so come vuoi, però purtroppo io d'estate devo stirare di più che inverno praticamente, perché in inverno anche le magliette manica lunga io non le stiro, cioè io le appendo, poi dopo me le metto, tanto vanno sotto, non le stiro. Invece d'estate mi tocca anche stirare di più. Vabbè, i pantaloncini, le magliette maniche corte, io stiro di più. Non so come vuoi, ma a me succede quello, ecco. Ah, dimenticavo di dirlo, stiro sempre tutto a rovescio io. Tipo anche questo vestito qua, vedete, anche questo strato a rovescio, però vedete che fa un po' di lucido, però a rovescio va bene, tanto si vede dentro. Ecco perché stiro sempre a rovescio tutto.
Quando non riesco a stirare il rovescio, uso un giornale. Ecco, finiamo di stirare. Ragazzi, che sollievo, ho stirato. Alla fine ci ho messo un'oretta. Un'ora, però mi sembrava un'eternità, perché con questo caldo qua è una cosa improponibile. Però uno dice: beh, vabbè, un'oretta soffro, poi siamo a posto. Ecco, ho sofferto per un'oretta e adesso sono a posto. Poi giustamente anche in cucina c'è un po' di casini perché stamattina sono uscita di fretta e ho lasciato tutto così perché mi sono preparata anche il pranzo da portare a lavorare. Adesso lavo tutto qua. Thank you.
Ragazze, ci troviamo in bagno, adesso voglio spolverare tutto qua, devo mettere a posto anche tutto qua, c'è tutto un casino, adesso ve lo faccio vedere. Che anche questo stamattina ho fatto, anche specchi, devo pulire. Ah, la cosa, ho finito il spruzzino, questo qua. Qui dentro ci ho messo l'acqua con l'ammoniaca e basta, l'acqua con l'ammoniaca, un pochettino di ammoniaca e poi l'acqua. E puliamo con questo qua. Intanto metto a posto tutto. Thank you.
Ah, ragazze, un'altra cosa che volevo dire, che mi sono accorta, ecco, perché sapete che io prima usavo sempre l'aspirapolvere, quella normale, ecco, con il filo, ecco, per intenderci. E la scopa elettrica la uso, lo so, prima di Natale, quella scopa elettrica, ecco. E mi sono accorta, non so, ditemi anche voi, che le scope elettriche praticamente, usandoli, non so, tipo per pulire il materasso che uso un po' bicarbonato, no? Quelle, secondo me non va bene, perché il filtro, ad esempio, vabbè, io adesso ce l'ho un altro di scorta. Il filtro praticamente si riempie tutto bicarbonato e secondo me funziona. Vi ricordate, funziona anche male. Vi ricordate che un'altra volta non mi si è accesa la scopa elettrica? Perché secondo me la danneggia, non so perché, ma danneggia. Si vede che è un po' più delicata, ecco, anche come filtro, un po' più delicato. Allora vi consiglio, secondo me è meglio usarla aspirapolvere, ecco, aspirapolvere normale, perché è un po' più potente, non ha tutti quei filtri come c'erano queste scope elettriche di oggi, ecco. Questo ve lo volevo dire, ecco, cioè, non vorrei che qualcuno adesso si prende una scopa elettrica, poi va a pulire il materasso e dopo mi dice, beh, guarda, mi si è rotta. No, questa mi sono accorta io, un paio di volte l'ho fatto, non succedeva niente, però questa volta ho visto questa cosa qua e allora non vorrei che si danneggia, ecco. Allora sarà meglio che usiamo la aspirapolvere normalissima, ecco. Questa cosa qua ve la voglio dire. Poi non so, ditemi voi, può darsi che sbaglio, però secondo me è così. Vabbè, adesso pulisco anche questo. Vedete, si è proprio riempita di polvere sopra con bicarbonato, ho fatto un casino qua. Secondo me è per quello lì. Si imparano le cose pian pianino mentre le fai. Io la scopa elettrica, vi dico, non ho mai avuto, allora non so com'è, però secondo me. Fortuna ho un altro filtro di ricambio. Infatti questo filtro qua è da qualche giorno che qua, che non trovo mai tempo di pulirlo. Adesso sono arrivata. Pulisco anche la lavandina.
Basta, ragazzi. L'ho pulito così, però meglio di così. Perché ormai l'ho lavato un bel po' di volte, allora si è ingrigito un po', non è più bianco come una volta. Vabbè, importante che sia pulito. Sempre con lo stesso spruzzino, ragazze, con l'acqua e l'ammoniaca.
Cioè, con questo sono sincera, anche la sera quando friggo qualcosa, io c'ho un altro spruzzino sempre con la moniteta. Ogni tanto aggiungo anche un po' di detersivo per i pavimenti. Lo spruzzo così in cucina quando friggo la sera, che così pulisco subito. Tra un po' prendo la denuncia, ragazze, perché mi denunciano perché sono falliti tutti. Non faccio più comprare niente a nessuno. Sto scherzando, però c'è un po' di verità. Con l'ammoniaca io direi che possiamo pulire dappertutto, tutto. Quelle altre, cioè, dipende giustamente cosa dobbiamo pulire, però con l'ammoniaca è il numero uno, c'è poco da fare. Ho una pulita veloce anche qua. Mi sa che questo video lo finisco qua perché sennò diventa lunghissimo. Con questo io vi saluto e vi auguro buona serata e ci vediamo domani. Ciao ciao!